siamo stati anche stimolati dall'amministrazione comunale e anche dal consorzio dei servizi sociali, perché in quella frazione, pur essendoci una società di mutuo soccorso molto ben avviata e anche storica, nell'ultimo periodo non riusciva più a, come dire, a creare iniziative e momenti di socializzazione. E allora abbiamo provato a vedere se era possibile fare una forma di collaborazione, qualche protocollo. Abbiamo iniziato con un'iniziativa nell'occasione della Festa della Donna e abbiamo visto la reattività anche della frazione e non solo, e quindi abbiamo ritenuto che potesse essere un'ottima soluzione. E quindi oggi concretizziamo lanciando questo tipo di protocollo, che non è un protocollo scritto per il momento, dove di fatto cominceremo a fare dei momenti di socializzazione, di presenza nella sede della SOMS, che è lì in piazza Fondotoci, cioè l'ex circolo, ma anche successivamente poi dei momenti di informazione, di formazione e tutto quello che ne consegue, per arrivare a creare veramente delle convivialità, dei momenti di socializzazione. La società operaia di Fondotoce è un'associazione che quest'anno oltretutto compie 150 anni ed era nata appunto 150 anni fa con lo scopo di assistenza e mutualità tra gli scalpellini. Ormai è cambiato proprio il modo di vivere nei paesi e quindi noi, per mantenere anche gli scopi della società dopo aver chiuso la parte di spaccio, abbiamo cercato delle iniziative che fossero in sintonia, diciamo, con gli scopi della fondazione. Abbiamo lavorato per anni per cercare di trovare delle attività che potessero davvero sostenere questo momento di condivisione, come sempre è stato la SOMS di Fondotoce. Proprio per il carattere di mutualità che ha sempre avuto, ci è sembrato sempre importante sostenerlo, anche per l'ubicazione, perché Fondotoce è all'inizio della città di Verbania,